Ciao a tutti, iniziamo finalmente la serie dedicata a Observation. Ho finito il loro precedente Stories Untold, la serie che ho dedicato a quello, e finalmente sono riuscito a mettere il gioco in italiano. In realtà, il problema qual era sostanzialmente? Non è una questione di patch e basta, è questione che il sistema operativo deve essere in italiano. Ok, io i sistemi operativi Windows 7 li tengo sempre in inglese, perché non mi considero un utente casual, ma un utente che va a fondo nelle cose, per cui mi è più comodo, mi è sempre sembrato più comodo avere il linguaggio appunto in inglese del sistema operativo. Ho dovuto quindi cambiarlo, è l'unico modo, lo trovo leggermente assurdo, ma tant'è, è l'unica cosa da fare. E magicamente il gioco diventa in italiano, o meglio, solo i sottotitoli chiaramente, cioè il dialogo resta in inglese. Come per Stories Untold, quindi ho dovuto mettere la telecamera in alto, anche perché il testo è esattamente identico, è sotto, dove c'è la fascia nera che vedete anche adesso, e diventa lungo anche come tutta quella fascia lì, quindi se no lo coprirei per voi. Quindi mi sono messo là in alto e per l'occasione, invece di un sipario rosso da cinema, ho messo la nostra galassia, se non sbaglio, la Via Lattea. Niente, il gioco è settato a ultra, è su PC chiaramente, userò il pad per il momento, mi sembra più comodo, tanto non è un first person shooter. Vabbè, poi i dettagli li trovate sempre come sempre tra i mostra altro del video, insomma, tra i dettagli del video lì leggete la mia configurazione, mettiamola così. Partiamo subito. Il gioco è un po' scuro, io ho alzato un po' il gamma, a voi come faccio di solito in questi casi, però mi sembra scuro lo stesso. Qui comunque è classico non visibile. Lasciamolo così. Cioè, per me appena visibile è così, ma mi sa che è troppo scuro, lasciamolo più o meno a metà. Ok. E sottotitoli certamente. Vediamo, infatti. Stazione spaziale in orbita, che si chiama Observation, proprio la stazione, 410 km sopra la Terra. Lascio leggere a voi, ovviamente. Qualcosina forse si vede di più di prima quando ho fatto le mie prove. Prima non si vedeva proprio questa cosa. Una collisione. Sam, siamo noi. Cioè, il computer di bordo della nave. Okay, Sam. O meglio, della stazione I need you to give orbitante. me admin access. Enable voice authentication. Dr.
È disturbato esattamente nel momento in cui, comunque, una brevissima parentesi, a Stories Untold io ho dato un bel 9, 8 e mezzo 9, ma è 9 alla fine gli ho dato, perché comunque mi è piaciuto, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, e nel finire di commentare, diciamo così, il gioco ho detto vediamo per curiosità poi come sarà questo in termini anche tecnologici, mettiamola così, nel senso che già l'altro aveva dietro la Devolver Digital, però Devolver Digital è un grosso, diciamo così, distributore di giochi. Magari adesso non so la storia, questo è un team scozzese, magari l'aveva, come dire, preso sotto la propria ala quando un prodotto ormai era già a buon punto. Questo invece, essendo il loro secondo prodotto, in teoria dovrebbero avere la scorta di denaro di quello precedente, che qualcosina dovrebbe aver venduto, io spero, io lo auguro, e in più magari dei finanziamenti da Devolver Digital, per cui ero curioso di vedere che progressi anche dal punto di vista grafico eccetera ci sono in questo. Penso che tuttora usi lo Unity, però è uno Unity in teoria più recente di quell'altro, quindi bah, vediamo, insomma, vediamo insieme com'è. Ok, devo usare lo stick. Come on, Sam, analyze the voice print. Ok, ci sono degli errori, però chissà da rifiutare, vai, accettiamo, fidiamoci che sia lei. Great, thanks Sam, that's good. Come on, give me something. Ok, questo sistema operativo. Sam, are you there? Respond. Molto retro chiaramente la cosa, anche se la AI così complessa non poteva esserci. Ok, e qui c'è una caratteristica, io l'ho provato pochissimo, sostanzialmente se premiamo il grilletto sinistro abbiamo questa cosa, se andiamo qua è contestuale, quindi sono online e gli rispondiamo. I am here. Sam, you seem to have booted up in Module 8. I'm going to relocate you to the Horizon Utility Hub in Module 9. That should give you access to limited system diagnostics. Hang on. Okay, una telecamera l'abbiamo mancata. Great. Listen, I'm stuck in the Horizon airlock in Module 11. I need to get into 9, but I'm not sure if it's safe to open this hatch door. Can you give me hull and pressure diagnostics on Module 9? Ok, quindi lei si trova qua, vuole quello del 9. Ok, io adesso copro, io ho visto che con la mia la posizione in cui l'ho messa, copro il caricamento di salvataggio, che è un simbolo particolare, grosso, rotondo, e in questo momento vi sto coprendo anche il fatto che c'è scritto disponibilità limitata, e quello dovreste leggerlo, barra solo risposta. Questo forse vorrà dire che più avanti ci sarà qualcosa di più, probabilmente si espanderanno le possibilità. Comunque, se noi andiamo così, per esempio abbiamo la pressione, è una possibile risposta. Module 9 is fully pressurized. Ok, that's good. Good. Are the adjacent contact points from 9 intact? Qui ti dà anche la possibilità di ripetere l'ultimo comando, per esempio. Repeat your previous request. I need diagnostics on the adjacent modules. I don't know if it's safe to open these doors. Module 9, hull contact points to adjacent modules read true. Good, we're still connected. Something is vibrating, Sam. Can you check the hull contact points on the other modules? Tra l'altro, per esempio, quando lei ha detto che ha sentito la vibrazione, anch'io col pad lo sento la vibrazione, quindi è carino questa cosa. Module 9, hull contact points to adjacent modules read true. We know about 9 already.
L'11 è lei, quindi lasciamo stare, facciamo un 10, vediamo. Questo no, per esempio. Module 10, hull contact points to 12, read false. Suggesting that module 12 is no longer securely attached to the station. Shit. I think Josh might have been in module 12. Okay. Addio, Josh. I'm coming through to 9. Sam! The hatch door is jammed shut. Una frequenza sconosciuta. The controls aren't responding. See if you can restore power. Sam, you still there? Quei dati lì cosa sono? Coordinate. What's going on, Sam? What is that noise? Sam, what is that? Porta lei. Portale su Marte. Cos'è? Alieni che sono intrufolati nella nostra AI. Marziani, perdono. Morta? Ok, dai. È stato un piacere. Ci vediamo nella prossima serie direttamente. Ah no, forse è viva. Cos'è stato? Un suono fastidioso, va bene, dai. Controlla la porta esterna, c'è scritto. Sam, run your self-diagnostic procedure. What errors are you showing? Autodiagnostica, facciamo così. Vai così, c'è solo ripeti l'ultimo comando, ok. Rete di riposizionamento non operativa nel modulo, richiesta assistenza all'equipaggio, quindi senza di noi. Relocation functions are offline. I require auto routing to access module cameras. Okay, I can manually relocate you, but once I get out of here, I'll get your systems up and running. Questo sembra quando si fa la deframmentazione dell'hard disk, che sono i cluster di memoria, quando li sposta, che si vedono 95% deteriorato, nucleo 2 vediamo, in questo caso bisogna spingere verso l'alto l'analogico, 93. Questo 97. The main memory core has been corrupted. I have lost significant station data. Okay. So most of your system links and data logs are gone. Sam, you will need to scan, download and recover as much data as you can. We need to get you back to your old self. Come fai a recuperarla? Se non è andata, è andata. Comunque, rete identificativa equipaggio, energia rilevatori, sensori, parametri vitali biometrici, gruppi di sensori di localizzazione. Vediamo. Non riuscito. Devo tenere premuto A praticamente. Connessione stabilita.
The connection between crew tracker functionality and SAM OS has been severed. So it's working, but the link is cut. SAM OS è separato, cioè il sistema operativo di SAM. May? Anyone? Dice di là, è stato collegato. Shit. Ok. Yeah. I can't get out of here. The hatch controls aren't working. It might be a safety lockdown. You'll have to override the hatch from module 9. Ok. I'm auto-routing you back to the utility hub in module 9. Camera movement should be online now. Run a test. Evviva, si muovono. Looks good. Camera cycling should be active as well. Check the other cameras. Ok, qui vediamo i comandi, cambia telecamera, ok, con digitale. La sfera se disponibile, disconnessione, ritorno a SAMOS. Lo staccavo, non era male. Operazione, modalità risposta, collegamenti sistemici. Controllo le telecamere, proviamo. Great. I can see your live feed updating from here. There should be a system links reset procedure document on the wall somewhere in there. Find it and scan it. Your scan range is limited, so use your camera zoom to get closer. Area di modifica sfera. Laptop. Cos'è quello a fare? Nastro adesivo? Questo forse. Lo vediamo meglio di qua. Procedura per il SAM. Vedete che qua è staccato. SAM OS. Ok. Ricopro leggermente, vabbè. Ripristino collegamenti sistemici. Procedura. Vabbè, qui l'hanno scritto in quella maniera lì. Ma no. Ok, ripristino collegamenti sistemici. Va benissimo così. Mostra il codice di input del terminale TIC, che consente a un membro dell'equipaggio di ripristinare i collegamenti sistemici di SAM in caso di malfunzionamento del software. Attenzione, questa procedura richiede la riconnessione di tutti i collegamenti sistemici della stazione, da effettuare soltanto dopo un ripristino completo. Qua non abbiamo interazione. Ok. That should be reinstalling the system link interface. Use your cameras to locate the hatch controls and any other integrated systems and equipment. Adesso sembra il QR code. Unità combustione. Cos'è tutto questo casino? Esci da schema, tieni premuto, visualizza schema. Forse non possiamo. Ma io ho aperto, ma forse era meglio prima. Perché non lo chiude? Questo forse è un mini gioco. Ok, ma. Now add the EAS-11 airlock hatch controls. Uh.
Sfera 2 punti buon uso. Sfera operativo buon uso. Lo sviluppo e il controllo della sfera operativa a microgravità sull'Observation sono supervisionati dalla dottoressa Emma Fisher. L'interfaccia grafica delle sfere operative è disponibile nei terminali personali dei membri dell'equipaggio e verrà implementata nel sistema SAM durante la missione dell'Observation. Le sfere operative sono mosse da brevi e innocue emissioni di CO2 e permettono all'utente di ispezionare e riparare le apparecchiature interne ed esterne alla stazione, anche esterne. Quindi spinge un po' di anidride carbonica e li fa spostare. Forse era meglio se usavano l'ossigeno. Le sfere operative a microgravità sono ancora in fase di sperimentazione. Comunque qui c'è altro, mi sembra. Adesso è inattiva. Box di alimentazione, perché dobbiamo disattivarlo? Ok, si è spento. Dati recuperati. Comando portellone, tieni premuto, aggiungi collegamento sistemico, quindi anche questo, ok. Si sono dimenticato il testo, comunque ha chiesto di aprire questo. That's it. It's open. I'm out. Good work, Sam. Acqua, ossigeno. Okay. Let's get this up and running. Josh? I don't know if you can hear me, but I hate these things. Josh, if you're in EAS module 12, then stay put. The hull connection isn't secure, and most of our systems are underpowered. I'll work something out. Mi piacciono le lettere accentate, diventano grosse così. Houston? Anyone? Cioè, ci siamo noi. C'è Sam. Minute, Sam. Our internal communication network is fully online. Vabbè, l'espressività non è il massimo. Where has everyone gone? Oh, shit. Okay, station alerts. Vabbè, è sempre una casa indie, Sam, eh? You should have access to your OS now. You can now relocate to any module and view its camera feeds. In the EAS arm, at least. Try it now. Find that fire, Sam. Perché se io premo anche questo non fa un accidenti? Perché non è il momento di attivarla, non capisco.
bandiera cinese, questa non ho idea di cosa sia, questo... Sam? The hatch in EAS 6 is locked down. Can you get it open for me? Ah, non credo che sia questo, qual è? Ah, la telecamera è solo questa? Lì c'è scritto 7. Questa cosa dello schema cosa vuol dire? Boh, per ora... Questo qual è? Dov'è che leggo? Chiudi portellone. Passo sopra forse. 5. Quello è 7. Vado avanti non si può, quindi forse sarà questo, ma no, ma qui dice di chiudere e basta. Questo era l'8. Ok. Questo era l'8. Questo è il 5. Lui ha detto di aprire il 6, no? I said get the door open. I am stuck in EAS 6. Ah, ok, è bloccata nel 6. It's open. I'm on my way. Relocate to EAS 3. I'll need your help when I get there. Controls to your system links, but wait for my signal. Vieni pronto. E dov'è il... Uccetto equipaggio. Ma dov'è il pulsante? Comunque lì abbiamo tappa, FR, cuccetto equipaggio, modo del capitano, cuccetto equipaggio, c'è il simbolo con le tre testoline e lì effettivamente così, quindi se andiamo qua invece non mostra altro però. Nucleo di memoria invece cos'è? 34 audio da recuperare, eh? E altri 27 cos'è? Frammento e assemblato. Comunque lei ha detto di aprire. Add the EAS full hatch controls to your system links, but wait for my signal. Vabbè, ma dove cavolo sono i comandi? Quello è quello di là, penso. Aggiungiamolo comunque. Calda vivande. Ma se andiamo dentro invece
Aspetta, dov'è il portellone qua? Eccolo qua. È un po' che ci penso, però è tutto possibile che devo entrare dentro. Vabbè che è la stessa cosa. Fire suppression override. Dr. Emma Fisher. Ok, Sam. I need you to get ready and open the door. On three. Are you ready? One. Two. Three. That's it, come on! Dicevo, ci avevo già pensato per, di entrare, ma mi domandavo com'è che andava da fuori e non lo vedevo, non lo so, sono ciecato io. Get the vents on in here. Clear these fumes. Dove che erano? È come pensavo, come temevo, non lo fai se non c'è lo scopo di farlo. Però allora a quel punto lì Dama l'ho oscurato. Perché se non posso farlo. Fai rapporto sui danni. Per fare un rapporto devo fare qua. Comunque lì braccio Horizon, braccio Agenzia Spaziale Europea e Americana. Universale anello strutturale condiviso. Questo invece è quello russo. Braccio Agenzia Spaziale Russa e Shenzhou 12. Braccio Agenzia Spaziale Cinese. Dati mappa non trovati. The rack units have been damaged beyond any functional use. Overall, that's not too bad, considering. Mi ascolto. What was the source, Sam? We need to stop it happening again. Questo è stato. Un po' lento questa telecamera, non faccio prima col mouse, no? In teoria vuole sapere cosa l'ha causato, no?